Ciao a tutti. Allora, il video su un pacco che ho ricevuto questa mattina e su un pacco che ho ricevuto la settimana scorsa, però non ho avuto tempo per fare il video come avete visto. Volevo fare tanti video, video creazioni, volevo fare tante cose, però purtroppo un po' per mancanza di tempo, un po' per qualche problemino che ho personale, diciamo, ho posticipato i video. E vi dico due cose prima di cominciare. E la prima è che vi ricordo il contest ancora in corso, che potete andare a vedere appunto nel precedente video, in quello precedente ancora, quindi l'ultimo e il penultimo video. Le iscrizioni del contest sono chiuse, parecchie persone si sono aggiunte, le ho pubblicate. Ho messo una vignettina al lato sinistro del mio volto e nel video precedente. Quindi se vi interessa chi partecipa in più, andatevelo a vedere. E vi ricordo appunto che avete fino al 16 settembre per creare, per realizzare la vostra creazione, e poi dal 17 al 19 dovete spedirmi le foto e realizzare video. Per chi realizza video non è necessario che mi descriva la creazione per filo e per segno tramite mail e tramite foto, perché pubblicherò sotto il nome della creativa e la foto, pubblicherò il video, quindi vi rimanderò direttamente al video. E un'altra cosa, che volevo di mannaccia la miseria, un'altra cosa c'era ma non me la ricordo. Sì, mi scuso se ultimamente non sto facendo video creazioni, ma un po' per mancanza di tempo, un po' per problemini personali, ho dovuto rimandare a fare video, e quindi oggi mi si sono accavallati due video e li faccio tutti e due insieme perché non so se ho del tempo per farlo. Per chi me l'avesse chiesto, siete stati in tantissimi, il mio stomaco va a gonfie vele praticamente dal giorno dopo che sono tornata a casa, e è andato veramente tutto in maniera perfetta. Forse il mio stomaco aveva mancanza di casa e appena tornata a casa è andato tutto a posto. Sono stata un po' attenta al mangiare, non ho preso nulla di particolare, niente in realtà, ho preso soltanto dell'enterogermina, perché vi ringrazio anche se mi avete... Vi ringrazio le ragazze che mi hanno scritto e le cosine da prendere, soltanto che ho visto che lo stomaco andava in maniera molto rapida meglio e quindi ho lasciato perdere. Comunque, questa mattina aspettavo un pacco, non quello che mi è arrivato, un altro pacco. Rimanga tra noi. Aspettavo un pacco che ho preso su eBay, non ho fatto acquisti come vi ho detto, però aspettavo un pacco. Ho preso il ciondolo di Elena Gilbert, dei Vampire Diaries. Sì, sono una psicolabile, però me lo voglio mettere al collo e non levarmelo mai. Chissà, magari un giorno arriverà Demon anche per me. Ciao Simone. Arriverà Demon e quindi l'ho preso, mi piaceva troppo e io sono una fan sfegatata di The Vampire Diaries. Tra l'altro questa sera ho rosicato come un picchio perché questa sera devo andare a trovare mia cugina che ha partorito da qualche giorno e volevo andare a fare la belloccia con il ciondolo di The Vampire Diaries, perché noi siamo due fan accanite di The Vampire Diaries, e soltanto niente, che dovrò andare a collo vuoto perché... Questo è. Comunque, aspettavo questo pacco perché già da sabato era arrivato a Roma e quindi era a Fiumicino. Così mi ha detto oggi la postina. La postina entra con un pacchetto di queste proporzioni. Vediamo se qua c'è qualcosa scritto. No, di queste proporzioni. Io sapevo di dover ricevere un pacco a settembre, però sapevo che mi doveva essere mandato un piccolo pacchetto perché mi dovevano mandare una cosa, e invece mi è arrivato sto popò di roba. Guardavo il nome, Rosaria, ma chi è? A un certo punto ho pure pensato che quello del ciondolo mi avesse regalato il mondo. Ho detto grazie, oppure me l'ha imballato così tanto bene che da un ciondoletto praticamente così è arrivata una bestia del genere. Però vabbè, ho preso la postina. Ho preso e ho aperto il pacco. Ho rosicato come un picchio perché ho potuto guardare il pacco solo 2 ore e mezza dopo averlo aperto. Solo 2 ore e mezza dopo averlo aperto, perché c'erano tutti praticamente. Comunque, apro questo pacco e ricevo questo bigliettino per Valentina. Molto bello, con delle carte da scrapbooking. E apro e riconosco lei. Che copro il numero. Rosaria è Annarella Gioielli. Si mette a fuoco, forse. Eccolo, Annarella Gioielli, che mi ha scritto: ciao Valentina, scusate,
mio padre che cercava di fracassare la porta pensando che si fosse chiusa da sola. Ciao Valentina, anche se in ritardo ti invio gli orecchini come promesso. Ho aggiunto qualcosina, avete visto le proporzioni? Sperando che ti piaccia. Non c'è cosa più bella che condividere le proprie passioni. Un abbraccio grandissimo, Rosaria. Allora, io vi faccio vedere che mi ha mandato delle cose spettacolari. Allora, no, facciamo così. Prima di tutto vi mostro quello che mi doveva inviare. E tra l'altro io, ti dico la verità, non pensavo fossero così belli, perché veramente sono meravigliosi. Allora, l'unica cosa che mi avrebbe dovuto inviare era questo, messo dentro questa bustina di organza molto bella e messo dentro questo pacchettino davvero meraviglioso realizzato da lei, come potete vedere. Vedete? Scritto for you. Sei carina, guarda, veramente tanto. Questo qui io l'ho aperto e mi sono trovata davanti questi orecchini nelle mie colorazioni preferite. Oh, mi sa che non vedete, aspetta. Uno lo tolgo. Eccolo, in viola. È un viola bellissimo, voi lo vedete scuro, ma il tempo a Roma è terrificante. Guardate che cos'è questo orecchino, è di una bellezza unica. Il viola è molto molto più chiaro, non è così scuro. Mi ha messo questo fiorellino davvero delizioso, una cosa che proprio io non so fare l'uncinetto, quindi ti ringrazio veramente di cuore. Tra l'altro, io ho visto questi suoi orecchini in un video e avevo espresso appunto la mia gioia nel vederli realizzati in viola e lei mi ha detto se vuoi te li regalo ed è stata di parola e non solo, diciamo. Comunque, queste erano le uniche cose che mi doveva inviare, uniche. Dopodiché ha pensato di inviarmi qualcosina. Innanzitutto mi ha inviato tre diverse dimensioni, arancio, di diversi colori, scusate, arancio, due fucsia e viola e rosso, sì, è viola, rosso, fucsia, questo al centro e arancio, voi li vedete mezzo tutti lo stesso colore, è pessimo oggi la luce a Roma, non so se panno lenci o feltro, comunque sia io non me l'aspettavo e ti ringrazio perché cioè, sono grandissime, guardate, sono grandi quanto la busta, leggermente più piccole che mi ha inviato. E poi mi ha inviato queste carte da scrapbooking che mi ha chiesto se lo facessi. No, non le faccio, però e vai piove, grazie. E non le faccio lo scrapbooking, però ultimamente sto vedendo tantissime cose che mi inviate e sono pazza di tutto quello che mi state inviando tramite scrapbooking. Tra l'altro vi faccio vedere poi a seguire insomma, del pacco di Rosario, vi faccio vedere quello che mi ha inviato Loredana, Kiki, alias Camilla Mentolo, o Mentolo, e vi faccio vedere quello che mi ha realizzato. Dopo la sua creazione, ovviamente, mi sono rifardita e ho detto che molto probabilmente inizierò a fare scrapbooking. La prima carta è questa qui, molto molto bella con dei cuoricini. La seconda carta è questa, in rilievo, davvero bellissima. Mi scuso per la ricrescita delle unghie, devo andare sabato. E la terza, anche questa in rilievo, molto molto bella con degli uccelletti e dei fiori. Allora, innanzitutto mi ha inviato queste cose, queste scatoline, bustine fatte da lei, qualche perla e perlina. E vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Allora, innanzitutto mi ha regalato queste quattro perle occhi di gatto, due celesti e due arancio. Davvero molto belle, che io le ho già, le avevo già regalate a qualcuno. Poi mi ha inviato queste tre perlozze, veramente spettacolari, deliziose da mettere con i caucciù. Guardate, questa è la prima, è bellissima. Hanno questo foro abbastanza ampio. Questa è la seconda, è sul, leggermente diversa dalla prima, è sul grigio ematite. Grigio, scusate, eliotrop, cioè grigio e più l'eliotrop, non che il grigio è eliotrop. E infine questa che dà, diciamo, sul rosso. Tutte con un foro ampiamente, diciamo, largo. Ok, queste sono davvero belle, ci ho lasciato fortemente gli occhi per quanto sono belle. Poi ancora velocizzo perché sennò non gliela fo mai. Tutte queste perle simil Pandora. Trollbits, davvero molto molto belle, ma sono le puzzarole queste, vero? Quelle che puzzano non puzzano, sono
paura che erano quelle puzzose. Queste perle che mi aveva inviato anche Dreamcat Creazione sono meravigliose, in tante colorazioni diverse. Questa la mia destra, che la vostra sinistra va sull'arancio e voi non la vedete molto, colori un po' diciamo diversi. Poi mi invito questi due cuori che io ci realizzerò dei ciondoli in brick stitch, uno lavorato e un altro un pochino più semplice. Ancora mi ha inviato queste manine, ma ditemi dove riprendete questi cosi, anche Dreamcat mi ha inviate, sono troppo carine, tutte colorate. E poi mi ha inviato questi charms a forma di scarpa col tacco. Ok, poi altro giro, altra corsa, altra bustina, qualche cabochon. Quando ho aperto questo t'ho amato proprio come non mai. Va a incrementare la mia grandissima lista di soft touch. Me ne ha inviati due rossi e due verdi, credo che questi siano da 12, quindi non come quelli che mi ha inviato Marghe, quindi siano più grandi, questi da 18, però io li faccio lo stesso con questi, vedo se la combinazione di colori va bene, cioè di numero va bene. Poi me ne ha inviati due gialli e due blu, due celesti e due aranci. Io ti amo perché veramente il fatto che tu abbia incrementato ancora di più la mia mitica collezione. Sarò la donna con i cabochon soft touch più numerosi del mondo, forse anche più di Andromeda Beats. Due salmone e due rosa, quattro neri, due ovali e due rotondi, che questi come vedete hanno, sono diversi, non hanno proprio la particolarità soft touch. E infine due color Coca-Cola e due color viola. Forse. Eccoli. Non so quanti tu ne abbia presi per regalarmene tutti questi. Forse sei tu la ragazza che ha più cabochon soft touch nel mondo. Ancora. Quest'altro con scritto ho le ali ma non volo. E io qua ti ringrazio, cioè io gli stavo facendo il filo da una vita e finalmente ce l'ho anch'io, la forbice con la sgallettata sopra, sgallettata con le ali che apre le sue gambette verso il mondo, è troppo bella. Pure che la frangia da una parte come me. Ancora. Se ti piacesse lo scrapbooking, te l'ho detto, non lo facevo, ma ultimamente mi sto rifardendo. Allora, mi ha inviato questi, che sono i brillantini, cioè che so guardare io e non voi, infatti mi scuso. Questi brillantini. Poi mi ha inviato delle, poi capirò che cosa servono. Questo, forse per abbellire le varie pagine o quello che si fa, che non so, ma da che parte si vede, forse da questa magari, sì, deficiente, sono ingabbiata, quanto sono idiota. Questi stickers, cuori, vestiti e infine un nastro, guardate che bello, sull'oro. Chiuso qua. Tutto colorato. Intanto ho dovuto ristoppare, mio padre stava facendo un casino fuori la porta. Io gli ho detto sto a fare video e lui è tamba di pantaloncini. Ma effettivamente non credo si possa scendere senza pantaloni e corpigiama. Comunque andiamo avanti. Ah, allora, qui qualche conchiglia dal Salento. Io adoro le conchiglie, ne ho tantissime, ovunque vado le prendo. E ho pensato, dico, che carino, come fa a sapere questa mia peripimpara, questa mia qualcosa, questa mia passione. E invece lei mi ha fatto dei cabochon in resina, mi ha inviato dei cabochon in resina con le conchiglie all'interno. Guardate, c'è questo, c'è quest'altro molto simile, poi c'è sempre questo tondo bianco, queste conchiglie, poi c'è questo quadrato sempre celestino con tutte le conchiglie all'interno, forse metti a fuoco,
e poi anche due bianchi. Tra l'altro volevo fare un lavoro con dei cabochon quadrati, presto vi mostrerò. Magari le metto così, vedete. Oh, spiega come inviano quelli là di beading. Oh no, o Pandal, Pandaol, che inviano tutte quelle cose. Quindi ti ringrazio tantissimo. Poi qualche creazione all'uncinetto. Mi ha inviato questi due, che ha realizzato lei, troppo belli, come a forma di fiore. Io realizzerò presto un orecchino, un paio d'orecchini, perché sono veramente molto belli. E poi mi ha inviato, nelle mie colorazioni preferite, tutte queste palline, che praticamente ha realizzato lei all'uncinetto. Il discorso è questo: volevo farmi degli orecchini, ma ho notato che pesano assai. Mi ricordo anche, ci aveva messo qualcosa dentro, però non mi ricordo che cosa, che era il DAS. No, forse il DAS di una stupidaggine. Ho visto un suo video, purtroppo ultimamente al lavoro li posso vedere veramente poco. Magari quando sono a casa, che ho tempo per vederli, mi accorgo, porca miseria, che i posti sono andati giù e io non me li ricordo a memoria. Ultima, mi trovo questa scatolina, ho scritto: mettimi al buio, ti terrò compagnia. Che sarà? Ho pensato che devo mettere al buio, e voi non ci potrete credere. Cioè, io nei suoi video ho sempre detto: sono perfette, non capisco come faccia veramente, ma dal vivo, cioè, ho la certezza di quanto siano perfette queste. Guardate che cos'è questo follettino. Cioè, no, ma guardate i capelli, fanno paura, ragazzi, cioè sono troppo realistici. Forse vedete poco, comunque credo che questo sia Fimo che si illumina al buio. Ma guardate quanto è bella. Anzi, dimmi se ha un nome, perché gli tengo il tuo nome, altrimenti glielo do io. Ma guardate il cappellino, fa dei cappellini che sono una cosa strepitosa. Tutti i frulli là, cioè è troppo deliziosa. Fammi sapere, perché altrimenti gli do io il nome a questa bella signorina che mi porterò nella mia nuova casina, visto che anche il mio come si dice, il mio mobilio è anche tortora, bianco, rosso. Comunque, ultimo ma non ultimo, mi ha inviato una cosa meravigliosa fatta da lei, una borsetta. Guardate quanto è bella, ragazzi, cioè io non ho parole. Più che altro, diciamo, sia una mini pochette, una pochettina, anche se in realtà le pochettine poi stanno senza manico, si tengono così. Però guardate quanto è bella, grigia, molto molto comoda, capito? Di queste piccoline che tu ti porti così, dentro appunto è fatta in questo modo, ed è una cosa. E poi lo sai che cosa? È di un morbido, ma di un morbido, scusate, è di un morbido e fantastico, cioè non ha, veramente è bellissima, è morbidissima. E queste io proprio non ho la più pallida idea di come si facciano, quindi ti ringrazio vivamente per avermela inviata, sei stata carinissima, non mi aspettavo questo mega regalone. E quanto prima, insomma, spero. Ci sono tantissime persone in coda, penso che prima o poi verranno, tipo con un force con una falce, non mi ricordo, con sì, falce e martello, io da così potrebbero, comunque una falce, verranno con una falce. Tu ci dovevi inviare qualcosa, avete perfettamente ragione, e mi ricordo di tutti voi. Sono tornata adesso dalle vacanze, ho avuto un po' di problemi personali, adesso anche mia madre sta tentando di aprire, io li uccido quando esco, l'ho pure detto. E ho avuto un po' di problemi, appunto, un po' di cose così, ma spero di essere tornata ufficialmente in pista, anche se per me, tanto vi faccio vedere come mi stanno gli orecchini, tanto oggi, napoletana, c'ho pure la maglietta viola, anche se oggi in realtà questo mese per me sarà un po' critico, perché a fine settembre, inizio ottobre dovrebbe essere effettivo il mio trasferimento nella nuova casa, e quindi speriamo bene. Ecco gli orecchini, guardate che belli.
comunque andiamo avanti. Ti ringrazio Rosaria e andiamo avanti con un'altra persona speciale per me, che è Loredana, e la Camilla Mentolo, che mi ha inviato un pacchettino che ha inviato a sua volta Loredana, e che Loredana ha dato a Betta e Betta ha dato a me. Ottimo, perché a me, dovete sapere, non mi arriva la prioritaria, mi arriva solo la raccomandata. La prioritaria me la fottono. Quindi mi ha inviato delle cose fatte in scrapbooking, e proprio per questo quasi ho cambiato il mio parere sullo scrapbooking, o meglio, ho sempre detto che fosse una bellissima cosa, però non ci ho mai provato, perché ho detto alla fine sì, vabbè, adesso ci provo, adesso lo faccio, eccetera eccetera, e alla fine invece mi sono decisa, anche grazie ad Annarella appunto che mi ha inviato queste cose, e presto inizierò prima io. Innanzitutto vi voglio far vedere questo, che io ho interpretato come un segnalibro, cioè questa farfallina in rilievo con scritto Friends Forever, amiche per sempre, amici per sempre, e con questi due bambini, lei e lui, che si stanno baciando. Mi vuoi baciare in bocca, Loredana? No, che si stanno sbaciucchiando e sono molto felici insieme. Io l'ho interpretata come un segnalibro, è un cartoncino rigido ed è veramente molto bello. È un po' grande, nel senso che se sto leggendo l'enciclopedia Treccani lo uso, perché io leggo tutti i libri tipo mini, piccolini, cioè non alti ma piccolini, e quindi l'ho interpretato come un segnalibro, però me lo metterò su in cameretta. Molto bello, molto molto bello, questa farfalla è strepitosa. Infine mi ha inviato una cosa spettacolare, che è questa sorta di mini album realizzato nei colori da me preferiti, il nero, il bianco e il viola. Allora, io voglio far vedere la particolarità di questo album, mini album. Innanzitutto è rilegato in questo modo, con dei fiocchetti bianchi e neri, e naturalmente qui abbiamo l'anellino. Davanti sopra ha messo del pizzo nero, al centro con un timbro ha messo questa immagine, qui a sinistra, alla destra, nella vostra sinistra, mi ha messo questa dama realizzata in resina, e anche sotto ha fatto diverse cose in resina, più ha messo questi piccoli componenti realizzati appunto da lei. Apriamo la prima pagina. La prima pagina è questa qui. Io adesso lo apro in questo modo, così non vedete le pagine a seguire. La prima pagina è questa, ci sono sempre due bambini che si mezzi sbruciacchiati, ritagliati, che si tolgono, e sotto c'è appunto questa carta lavorata nera, e poi questo pizzo bianco molto molto bello con questo fiore, davvero molto bello. L'altra pagina è questa, cioè questa carta che è deliziosa. Qui ci ha messo un altro dei miei colori preferiti, che è il viola, con il bianco, diciamo, ad impreziosire il lato della pagina. Poi questa carta, che è una cosa spettacolare, veramente molto bella. Infine quest'altro che si toglie, che è una bambina che scrive, e poi infine sotto questo pizzo con questo cartoncino nero e questi brillantini. Poi mi ha inviato e questa è la terza pagina. Praticamente c'è questo fiorellino bianco e viola, i miei colori appunto preferiti, con questi strass, diciamo, al centro e laterali. Poi mi ha inviato questo, che è una sorta di mini agendina, ecco, addirittura guardate che cos'è, con questo che per attaccare, altrimenti poi si apre così come un libro. E infine sotto tutto questo pizzo nero e questo cabosciò e questo cameo, che, ti dico la verità, lo volevo levare e lo volevo usare, però poi la brava persona che mi ha fatto capire che non era il caso. Poi questa è un'altra pagina, in alto mi ha messo questo fiore che è una cosa strepitosa e bellissimo, sembra di stoffa. Mi ha messo poi questo ingiallito invecchiato con questa dama sopra. Infine sotto ci sono due nastrini, uno nero e uno rosso, impreziositi da brillantini, per il rosso più piccoli, per questo più grandi, e poi tutti questi fiorellini davvero molto belli, e naturalmente tutti questi timbri. Poi c'è questo,
che è davvero molto molto bello, il bianco e il nero a contrasto sotto questa carta da scrapbooking grigia e nera, con questo, guardate quanto è bello, questo cartoncino lavorato in questo modo, e che lei aveva appunto posato qua dentro, sempre con i cartoncini, i fiocchetti rossi e neri, e sotto questa cornicetta molto molto bella in cartoncino bianco. Poi anche questa ve l'ho staccata. Poi questa, praticamente, che vedete, ecco, è lavorato in questo modo, che praticamente sarebbe questo, che lei l'ha tolto e l'ha attaccato qui, che si apre ed è tutto decorato con delle stelline rosa. Ed infine l'ultima pagina, che è questa, questo cuore bianco molto grande con questo piccolo cuoricino nero, e intorno tutti questi ghirigori, diciamo, a contrasto, questi due color carne, questi due sopra e sotto color nero. Allora, io, Lori, finalmente ho ricevuto un tuo pacco, ce l'ho fatta. Io ti ringrazio tantissimo perché non mi aspettavo una cosa del genere. Voglio scriverci laddove mi è possibile, cioè ad esempio questi li lascio, ma ci metterò anche dei miei fogli personali, e voglio scriverci degli appunti e tutto quanto, perché è davvero bellissimo e vorrei cercare anche di, se possibile, di ampliarlo. Poi magari mi spiegherai anche come, se è possibile ampliarlo, perché magari l'hai già rilegato e io non lo so, non so veramente come fare una cosa del genere, sono ancora proprio all'inizio, e se ci riesco a fare il nodo volentieri. E quindi niente, magari poi mi dici tu se è possibile ampliarlo e farlo diventare un diario bello tozzo, come si dice a Roma. Io vi saluto, vi ringrazio ancora tantissimo, ringrazio a te Annarella e te Loredana, Rosaria, Annarella, e per quello che mi avete regalato. Siete state dolcissime, carinissime, vi mando un bacione, mando un bacio a tutti voi, e non so quando riuscirò a fare un altro video. Ciao a tutti e alla prossima!